venne a morire. E allora lui si precipitò con la moglie. La moglie, lui presso il capezzale, la moglie in fondo al letto. E ogni tanto mandava la mano, metteva la mano e toccava i piedi. Perché da noi usava, c'erano i piedi freddi, se quei piedi freddi voleva dire che era morto. Ogni tanto toccava e faceva. Toccava. Allora lui, il figlio, si guarda attorno, trova il cappello, lo va a prendere, il padre del padre, se lo mette addosso e si accosta al padre. Il padre apre gli occhi e gli dice nel dialetto: tira su col cappello, sogniamo morti. Tira giù col cappello, non sono ancora morto. Anche qui è uno dei temi estremamente delicati. Ed è un momento, questo è uno dei temi più attualmente oggetto di dibattito un po' in tutto il mondo. Settimana scorsa un grande dibattito a Reggio Emilia, presente, molti presenti dinanzi un mondo medico, e tutti i medici a combattere l'eutanasia, anche perché l'eutanasia non vuol dire suicidio, l'eutanasia non vuol dire libertà di uccidersi. Se tu lo vuoi proprio, nessuno te lo potrà impedire. No, vuol dire, l'eutanasia vuol dire costringere, ordinare al medico di uccidersi. Tanto vero che un medico sotto dice: ma perché dobbiamo essere noi medici? Se vuole uccidere, si uccida. Si faccia uccidere dal figlio, semmai, ma perché dobbiamo essere noi medici? Ma c'era un filosofo, il professor Mori, ha detto: ah, vado a battagliare infinitamente per sostenere il diritto. E quindi dice: con ciocchiati dolori, al punto che io gli ho detto: dottore, professore, dico, mi dica una cosa, cos'è per lei uccidere? No, cos'è per lei? Cioè, cos'è uccidere allora per lei? Cos'è vuol dire uccidere? Cioè, togliere il dolore. Uccidere vuol dire distruggere la persona, non togliere il dolore, distruggere la persona, distruggere. Lo capite allora che qui è in gioco uno dei valori di fondo della civiltà? Ma passiamo oltre. Avete saputo di una proposta votata in Parlamento Europeo, lo scorso anno? Quale proposta? Questa. Se si doveva o no, si poteva, no, sterilizzare i malati psichici. Quella proposta ha avuto 150 voti favorevoli e 53 contrari, questi 53 quasi tutti italiani. E voi sapete che questa era una sterilizzazione obbligatoria, coatta, quello che faceva Hitler. Ma non è vero, non è stato introdotto in legge, perché poi molti paesi si sarebbero ribellati, a cominciare dall'Italia. Allora è vero che è il rischio di civiltà. È il rischio di civiltà. Ma allora, torno al discorso, ma allora è fortunato quel ragazzo che si trova a 17 anni oggi, perché allora la sua presenza nel mondo ha una missione. I ragazzi devono capire che hanno una missione di fronte a questa prospettiva del futuro. Ma hanno una missione, sembra che se ne rendano conto. Ma l'aspetto più interessante è comunque, poi arrivo finalmente a chiudere il discorso, a chiudere il becco. Un'altra volta, caro ciprete, prima di invitarmi, ed è la più grande evento della storia, della storia scientifica, a me uno dei più grandi eventi della storia è la più grande scoperta che mai sia stata fatta, ed è avvenuta non quando fu scoperta l'energia elettrica, ma nel 1953, 25 aprile del 1953, quando due ricercatori americani, Crick e Watson, sono riusciti a sventrare la cassaforte che si chiama la cellula madre, la cellula che contiene il programma della nostra vita. Perché Rita e Rosita all'inizio erano appena una piccola cellula, piccolina, ci aveva detto tutto programmato, tutto, il colore dei capelli, l'altezza,
formarsi dei denti, tutto, tutto, c'era già dentro, tutto, tutto intero. E a questo punto sventrato. Adesso, in questi anni, proprio adesso, ci si stanno buttando i grandi ricercatori, le grandi università distribuite nel mondo, hanno sempre un gruppo di ricerca scientifica, ne ho trovato un gruppo a Zurigo, ne ho trovato un po' dappertutto, con la grande curiosità di vedere cosa c'è dentro. E già potrò sapere che ci sono dentro 46 cromosomi e hanno trovato la formula doppia elica che sui fili esterni sono iscritti 100.000 geni, sono molecole che fanno da direttore dei lavori, che dirigono i lavori della formazione dei tessuti e degli organi, e all'interno 4 miliardi di basi. È un mondo immenso. E si aprono prospettive infinite. Prospettive di questo genere. Di risanare anzitutto le malattie ereditarie, sono circa 3.500 le malattie ereditarie, pensate al morbo di Down, la mucoviscidosi, eccetera. Si spera che tra 50 anni quasi tutte le malattie siano eliminate, le malattie ereditarie. Una conquista infinita, infinita, da salutare, da salutare. Ma accanto a questo, per cui allora la ricerca scientifica è un dovere sacrosanto. Adesso noi stiamo raccogliendo, facendo un'associazione roba dei giovani ricercatori, per sorreggerli, incoraggiarli, di aiutarli poi a avere una visuale della vita cristiana che li possa illuminare, affrontare queste sfide. Mai, però ci sono possibili altre cose. Nei geni già sta scritto non appena nella cellula madre, appena i geni portatori della malattia ereditaria, ma ci sono anche delle sequenze di geni, 5, 6 o 7 o 10, che contengono delle predisposizioni alle malattie, Per cui in futuro si pensa che, avendo avanti il DNA del nonno, del padre, poi giù fino al bambino, si sarà in grado di dire: questo ragazzo, questo embrione, questo individuo a 45 anni potrà avere un tumore al cervello, potrà avere un tumore alla vescica, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui nascono anche quesiti nuovi. Si dovrà dire ai genitori queste previsioni. Il ragazzo dovrà sapere le malattie che si portano, le previsioni delle malattie che gli potranno accadere, così immensi. E qualcuno pensa già al diritto di non sapere. Di più, si potranno capire anche le caratteristiche, le tendenze dell'uno e dell'altro. Per cui ci sono delle madri che vorranno dire: no, questa tendenza non la voglio, questo è un asse artista, di artisti, non artisti. L'arte non dà pane, dice niente, no, io voglio una ragioniera, o voglio un ingegnere, voglio che cosa non so. Vuol dire ciò, vuol dire che in futuro sarà richiesto molto più saggezza, si potrà tanto di più, ma sarà richiesto tanto più saggezza. È il motivo per il quale francese, il professor Friedman ha fatto un libro intitolato Puissance e fragilité, potenza e fragilità. Ma non siamo ancora finito, perché? Perché si potranno chiedere delle modifiche, non appena sulle malattie, che questo è più che giusto, ma perché non può, il mio ragazzo piuttosto robusto, perché non avere un giocatore di basket? E una volta trovato il gene dell'altezza, perché non farlo penetrare, bombardarlo dentro il DNA, in maniera che avere un giocatore di basket che domani piuttosto. E una volta perché? E perché domani, ripeto, conosciuto le capacità professionali, non fare dei figli sulle professioni, a mo' dei propri desideri. Insomma, i francesi parlano della procreazione à la carte.
fidanzato potrà chiedere alla fidanzata il suo, la mappa genetica, e quella al fidanzato. La ditta, la società che assume, momento, io voglio vedere le tue disposizioni, le tue predisposizioni. Allora, mappa genetica, la carta di identità, una nuova carta di identità. Le ditte, le società di assicurazione pretenderebbero addirittura, in America già pretenderebbero di nuovo di avere in mano una mappa genetica. Nascono immensi problemi. Per cui la ricerca scientifica domani farà l'uomo più potente, gli offrirà infinite possibilità, ma gli vedrà dinanzi degli interrogativi infiniti. Conclusione. Futuro dell'uomo. Il futuro che Rita e Rosita incontreranno. I nostri ragazzi non vivranno lo schema di vita che abbiamo noi, si troveranno in un mondo totalmente diverso, infinitamente diverso. Immaginate che arrivi in quel mondo un ragazzo o una ragazza che i genitori hanno tirato su con una gran voglia di avere, di possedere. Una ragazza cui la madre si abbia trasmesso tutte le sue vanità. Una ragazza alla quale abbia pensato che la bellezza della vita sta nell'essere la più bellina, nell'avere più soddisfazioni, nell'avere più vestitini, da ragazzo in ragazzo che si è messo addosso 100.000 firme addosso, alle scarpe, ai piccoli ornamenti, alla giacca, Armani o roba del genere. Immaginate quel ragazzo che va all'asilo adesso, ci sono i genitori che mandano i bambini alla scuola materna tutti i giorni con un giocattolo nuovo. Immaginate qualche famiglia, qui no, ma a Ravenna ce l'ho qualche famiglia, marito e moglie, un maschio di 10, la bambina di 12, 4 televisori, così alla sera vanno d'accordo. È evidente che mandiamo dei ragazzi disadattati al futuro. Voi capite allora qual è la preoccupazione della Chiesa in questo momento? Se la Chiesa la comunità cristiana la chiama a fare attenzione, prima tutta la famiglia, a fare della famiglia il luogo non dove si accontenta di mettere al mondo i figli, magari pochi, il meno possibile, perché abbiano il più possibile. E tenersi di buoni il più possibile. E poi fare in maniera che sappiano un po' di tutto, di ginnastica artistica, che sappiano il ballo classico, eccetera, la danza, tutte queste robe, mille cose. E quanto poi alla religione, sia il primo comunione alla cresima, ma poi non troppo. E questi ragazzi a 14-15 anni poi si guardano attorno, non trovano proprio nessuna ragione di vivere. Ora abbiamo dei disadattati già in anticipo. E poiché non ha trovato valori e ha tutto accontentato in tutto, apro una parentesi. Genitori che vogliono fare dei ragazzi prima degli amici che dei figli. Dei ragazzi che vorrebbero maturi prima del tempo. Ragazzi che dovrebbero far senza i genitori. Ragazzi a cui madre che si proibiscono di fare al minimo, di pretendere qualsiasi minima cosa ai propri figli. Un modello di educazione che rompe quello che per evitare la storia del passato, il metodo del passato dei genitori esigenti, finiscono che diventano genitori che non offrono nulla, non sanno, danno nulla, non impongono nulla, non educano nulla. E il ragazzo è vittima della sua automatismo, dei propri automatismi, che sono quelli
quelli che poi arrivando alla droga sono i primi che ti cascano dentro, perché non sono incapaci di governarsi, non ha mai trovato la distinzione tra il bene e il male. È chiaro che arrivando in una società di domani, con questo quadro di valori, che gli importa le sfide, che gli interessa le sfide, gli importa soltanto se è ciò che piace o non piace, utile o non utile. E viene meno dei valori di fondo, delle capacità di fondo degli uomini, che è quella di distinguere il bene dal male. E vi scongiuro nel nome di Dio, voi che siete qui, prendete sul serio le cose che vi ho detto, ve l'ho detto in maniera un po' male, ma mi perdonerete. Prendete sul serio. Scuola, chiesa, famiglia, sono loro i forgiatori del domani. Sono i genitori, sono gli insegnanti, sono i catechisti, i veri statisti del domani. Mi diceva Sara che da me un giorno, io dice sono un laico, però riconosco che è la Chiesa che fa la massicciata, noi politici li mettiamo sopra il manto stradale. Ma non è la comunità cristiana, bisogna che prenda sul serio la sua missione. Ma non essere cristiani oggi diventa una cosa infinitamente importante. Ma non vi rendete conto, adesso, non vi rendete conto ad esempio che anche nella TV tutti i mezzi vorrebbero un prete sempre pronto a far domande, a dare risposte, preti che chiamano. Io confesso, tutti i momenti sono chiamato da giornalisti a rispondere alle domande che si devono porre. Non hanno più punto di riferimento, non ci sono punti di riferimento. Caduto le grandi certezze del passato, cosa rimane adesso? Ma allora, nel momento in cui chi è convinto, bisogna riscoprire la gioia dell'essere cristiani e capire che l'essere cristiano non è soltanto, vuol dire soltanto avere la fortuna di salvarsi in anima, di essere in rapporto con Dio, vuol dire anche essere in grado di salvare questa povera società, salvarla da un fallimento infinito. Ed ecco allora l'ultima raccomandazione che permetto di fare. Tangentopoli è un evento per un parte benefico, ci consente al nostro paese, o meglio, sia al nostro paese, salvare la democrazia, salvando i partiti e consentendo ai partiti di purificarsi dalla loro mordure. Ma c'è un grosso rischio. Che Tangentopoli, con questo inondazione, diluvio di notizie sempre le stesse, ci crea dinanzi agli occhi banchi di nebbia che non finiscono più, che non ci consente di vedere oltre il tale con questo senso di schifo generale che ci può buttare le braccia a terra. E ci impedisce di vedere quel che sta accadendo veramente. Questo che io ho detto sono i grandi eventi di fronte ai quali Tangentopoli è febbre da fieno. Ma allora i cristiani devono essere saggi, i cristiani. Ma i cristiani non possono lasciarsi intontire dalle notizie dei giornali. Ma non vi accorgete che i nostri giornali, che io stimo, sono mezzo giornalista, sono un poveretto, insomma, che anch'io lavoro un po' nei giornali, I nostri giornali italiani in particolare, che sono splendidi nel lavoro, ma attentissimi sugli eventi nazionali, però sono totalmente assenti da questa realtà che sta avvenendo. Io vi confesso, tutti i giorni leggo i giornali stranieri, francesi, tedeschi, mi faccio mandare i giornali inglesi, per quanto mi riesce, per rendermi conto, perché queste, in quelle tre nazioni gli eventi, specialmente quelli della ricerca scientifica, sono all'ordine del giorno. Lì si capisce che ne va della vita umana. Il Parlamento francese nel dicembre scorso ha fatto una legge sulla bioetica, su questi grandi temi che vi ho detto. La Germania nel primo gennaio dello scorso anno ha fatto una legge sugli embrioni severissima nel ricordo di Hitler. Domanda, ma siccome nella prossima legislatura
L'eutanasia arriverà in Parlamento, tutte queste leggi prossime, nel prossimo, nel legislatore, arriveranno in Parlamento. Domanda! Ci siamo chiesti noi altri, come il Parlamento italiano affronterà questo tema? Chi l'affronterà? E facciamoci una cosa ancora più schietta. Noi tutti facciamo festa, abbiamo fatto una grande... abbiamo menato trionfo per l'esito del referendum che prevede la nuova riforma elettorale, il nuovo sistema uninominale, che toglierà certi inconvenienti, eccetera, eccetera. Però non ci siamo mai chiesti cosa accadrà, quali sono le conseguenze. Le conseguenze sono queste, che poiché chi avrà la maggioranza sarà padrone del Parlamento, non dipende del governo, ma del Parlamento. Immaginiamo se domani vanno in Parlamento uomini impreparati, incapaci o insensibili a questi grandi temi. Ma noi cristiani possiamo rimanere indifferenti a questo tema? A chi daremo la fiducia? Se basterà dire ai ladri no, ai non ladri sì, se cioè distingueremo, come qualcuno suggerisce, cioè le nuove forme. Io non voglio entrare nel particolare politico, non mi interessa, ma mi interessa per un certo verso, mi interessa moltissimo come vescovo. Io vado girando l'Italia per far sapere, così per qualche signore mi concede di aver capito, per far sapere a questa generazione, far capire che faccia attenzione a questo momento storico. Faccio sapere perché si gioca il destino del paese, no, il destino dell'Europa si gioca, l'umanità del mondo, della civiltà si gioca. E poiché sono credente, la gran parte degli altri sono credenti, credo il mio dovere di fare lanciare questo grande avviso. Mi trovavo lo scorso anno, nel marzo dello scorso anno a Vicenza, in una delle giornate del Partito Repubblicano, il suo invito di La Malfa, e sono andato volentieri, adesso sono un libero battitore, e lì avevo un dibattito con l'onorevole Calasso e mi sono permesso di dire all'onorevole senatore Calasso: senatore, lasciamo stare la storia del capitalismo, non capitalismo, guardiamo al futuro, guardiamo questi immensi problemi. Domanda: voi repubblicani, che vi dite partito laico, come vi comporterete quando sarà in gioco l'eutanasia, fecondazione artificiale, questi grandi temi che sono sfide di civiltà? Come vi comporterete? Giocherete sempre sulla contrapposizione dicendo la Chiesa la pensa così, la cristiani la pensano così, noi siamo, non siamo credenti, noi siamo laici, noi lo pensiamo tutto rovescio. Ma siccome ne va, allora, siccome ne va della civiltà, la domanda che vi faccio, onorevole Scalasso, è questo: voi, partito laico, domande che potrei fare a tutti i partiti, voi, poiché saranno in gioco tre civiltà, la cristiana, la musulmana e l'induista, voi a quale civiltà vi ispirerete per queste grandi scelte? Risposta: noi ci dichiariamo di derivazione cristiana. Oh, ma se uomini laici si riconoscono di ispirazione cristiana, io domando: i cristiani potranno non riconoscersi di ispirazione cristiana? Questa è la domanda che io faccio. Dramma immenso, è immenso. Ma allora, un'altra cosa, ma allora la scelta, l'attività la politica, perché nei parlamenti saranno decisi questi immensi problemi, allora la politica apparirà una delle attività più alte, più nobili del mondo. Se nei parlamenti si deciderà il destino dell'uomo, la civiltà cristiana, ma allora il Parlamento, allora la politica sta per riacquistare una nobiltà, la prima delle attività umane, la più alta delle attività umane. Perché è inutile essere padre, essere madre, essere maestro, essere insegnante, essere prete, essere vescovo, essere papa. È inutile che ci siano stati gli apostoli, il nostro Signore Gesù Cristo, gli apostoli, i martiri, e tante generazioni che cosa non hanno fatto per tirare su dei figli cristiani, se poi tra 50 anni risultasse che oltre l'aborto c'è l'eutanasia, gli
la manipolazione genetica e mille altre cose, cioè allora l'uomo che torna padrone della vita dell'uomo. Conclusione, allora. Vogliamo renderci conto che questo momento solenne è un momento straordinario. Vogliamo renderci conto allora che lasciarci così deprimere, entrare in stato di depressione per le notizie di Argentopoli è una stoltezza infinita? Vogliamo renderci, io mi confesso il mio stupore, ovunque vado, mica appena in Toscana, che fosse la regione che reagisce di più, o la Sardegna, ma persino nel Varesotto, una delle zone che ho trovato più depresse, il Varesotto, più a terra, più sconfortati, come se fossero stati feriti a morte. Ma io dico, ma cos'è accaduto? Ma 48. Uscivamo dalla guerra. Rita e l'altra figlia Rosita non sanno niente della guerra, ma qualcuno qui lo sa. Cosa abbiamo trovato? Nel 45 è tutto distrutto. Io l'ho vissuto quel tempo. Il vescovo mi affidò la direzione settimanale cattolica. Sono orgoglioso di aver vissuto quegli anni, perché ho visto la generazione cristiana calda, viva. Hanno detto, qui si gioca tutto per tutto, ce la mettiamo tutta, ce la mettiamo. Sta per scomparire. No signori, che cosa non ha? La libertà è stata salvata da quella generazione. Se nel 45, 46, 47, 48 la comunità cristiana non avesse resistito all'assalto del marxismo e l'Italia fosse caduta sotto il regime marxista, l'Europa forse non avrebbe conosciuto l'89 e la caduta del muro di Berlino. Oh, quella generazione ha fatto una cosa formidabile, appa. Domanda, ma adesso perché? Cosa siamo? Siamo diventati gente di pastafroni in confronto di quella gente, eh? Anni del terrorismo, 70-80, la gran parte di voi, certo queste ragazzette, sanno che cosa, ricordate quando vedevamo tutte le sere alla TV rigole di sangue attraversate le strade, le notizie di morti, di assassini, di stragi, e questi che ci stavano addosso con i loro comunicati, sembravano ormai padroni del paese. Altro che Tangentopoli, altro che i ladri di Tangentopoli, altro che la disonestà di Tangentopoli. Era la vita lì, sangue era. Di cosa abbiamo mica preso paura? Il paese si è scosso il paese, si è scosso formidabile. Allora bisogna che la comunità cristiana, ma tutti gli italiani, quando parlo di comunità cristiana non intendo appena quelli che sono impegnati direttamente in politica, ma intendo anche i non credenti che hanno ancora dentro però questo senso della vita, il rispetto della vita, questo senso della vita umana come capolavoro, come bene infinito. E allora invito voi a prendere sul serio i ragazzi, i giovani e le ragazze, particolarmente i giovani specialmente, non lasciatevi mica trascinare dai grandi, scusate, non mettetevi al muro del pianto come fanno loro, non fatevi le domande che vi fanno loro, cosa accadrà, no, non lo dite cosa accadrà, cosa vogliamo che accada, cosa faremo, cosa sa da fare. Io vedo che moltissimi sono i giovani in Romagna che si buttano nell'azione politica proprio adesso, mentre la politica è così disonorata, perché adesso più che mai appare essere urgente l'azione politica. Rinasce il discorso poi sull'unità dei cristiani, lo accenno appena, ma lo devo fare per essere schietto, perché credo che possiamo parlarci da amici, vero? E da fratelli, vero o no?
siano saggi cristiani, siano prudenti cristiani. Potrà la comunità, no, diciamo, il Signore potrà contare ancora che almeno i credenti salvino la creazione e la redenzione. E sentono che il valore prevalente è questo, il valore prevalente, questo è il valore prevalente questo. È pensabile che i cristiani si spacchino come si sta spaccando? È pensabile, lo dico fino in fondo, che facciano delle formazioni trasversali, ad esempio impegnati tutti nel sistema, nel nuovo sistema elettorale, però indifferenti a che in quella formazione trasversale in cui si incontrano con gente di tutte le opinioni non ci sia il minimo accordo, la minima preoccupazione di vedere se è possibile avere un accordo più vasto, ma attorno, mica appena un accordo vasto attorno al sistema elettorale che è prezioso, ma anche un accordo più vasto attorno alla salvezza della vita. Sempre che ci si creda. Ma allora è a queste regioni, su queste regioni che la Chiesa può, che nostro Signore può contare, su queste regioni. Strano, i miei romagnoli in questo momento sentono molto di più. Sento un orientamento, sempre più bisogno di volgersi verso i valori cristiani. Sarebbe curioso che nel mondo, nei paesi, nelle zone dove il cristianesimo è più fondato, dove la tradizione è più viva, e ci si lasciasse distruggere dallo scandalo, dallo scandalo, dallo scandalo. Perché stamattina, la parola che mi viene nella zona Padova, dove ero, al termine della mia conversazione mi disse: allora mi dica un po', per chi votiamo, per i ladri o per i non ladri? Ecco la semplificazione, terribile semplificazione. Lasciatevi spaventare. Vi ringrazio in anticipo se ci rifletterete su, se vi porrete questa domanda. E se allora, a cominciare dal movimento, da coloro che dirigono il movimento della vita, fate capire che attorno a questo movimento ci si muovono valori infiniti. E mi auguro che allora attorno al movimento della vita si muovono anche non appena, siete tutti giovanili, ho visto delle donne giovanissime, tutte su 30 anni, presso poco. Anche i giovani, in ogni caso, vi sono grato se capirete che questa è un'ora solenne in cui, diceva Bergson, no, lo scrittore, l'autore del diario di un quadro di campagna, si chiama Bernanos, diceva, fa dire dal vecchio parroco al giovane curato: gentilmente calfronte ogni petto e un petto, ogni petto e un petto, a salvare il nostro paese, l'umanità del nostro paese, a salvare l'Italia, a salvare l'Europa. Non saremo noi vescovi, sarete voi. Io ho partecipato alla sinodo dei vescovi dell'87. Io vorrei che aveste sentito come ho sentito io, uomini e donne dell'Africa, e dall'America Latina e dell'Asia, ma particolarmente dell'Africa, dire perché sono impegnato fino in fondo nell'azione sociale e anche nell'azione politica. Ce ne ricordo una, era del CIAT. Noi vescovi parlavamo non più di 8 minuti, parlò per 3/4 d'ora, e il Papa dovette rinviare l'ora della cena, ma rimanemmo tutti incantati, perché disse che cosa le era successo a lei dopo che 18 anni si convertì e arrivò al battesimo, e si è perso l'orizzonte, capì che non poteva tenere solo per sé questa grande fortuna, sapere di essere figlia di Dio, con affidato a sé il mondo intero. E allora si buttò a studiare la scienza delle finanze, di tante minute di docente universitaria, frequenta tutti i grandi congressi di studio, i grandi convegni di studio, perché io devo, sento che devo entrare nella storia dei miei popoli per rivelare la loro condizione di vita, perché questo credo che è dovere dei cristiani.
chiedo scusa, ho abusato della vostra bontà, perché sono un po' io come un certo barbone, quei vecchi di una volta. Noi abitavamo lungo una strada provinciale e lì vennero presto a sapere che mia madre, arrivata da poco, da un po' di riso la sera l'aveva per tutti. E allora venivano, e la mamma, e c'era poi d'inverno, allora mandavano io a dormire nella stalla e loro sul letto. Ce n'era uno che veniva sempre con la fisarmonica sfiatata, e noi ne aspettavamo con grande gioia, perché era sempre una storia di questo genere, bisognava dargli 10 centesimi per incominciare e dargli invece una lira, 100 centesimi per finire. Sono un po' così anch'io. Se qualcuno già che c'è può fare qualche domanda, precisare qualcosa, penso che possiamo approfittarne della sua presenza. Ecco, ancora una volta vero, ha rimarcato la grandiosità dell'uomo, quella che il Papa chiama la grande strada di Dio, della Chiesa, l'uomo. Però Monsignore ci ha fatto capire anche che l'uomo è molto più a rischio di una volta, quando c'erano gli schiavi, c'erano i romani, perché il rischio dell'uomo è adesso che venga così schiavo dall'interno, dall'intimo di se stesso. E allora non è giustificata questa paura del generare, questa paura dell'accogliere gli altri, lo straniero che troppe volte ci pervade e che così sopraffà anche quel fondamento, che le diceva, no, di cristianesimo che abbiamo dentro un po' tutti, ma che purtroppo troppe volte è soltanto in fondo che difficilmente si raschia su. Le previsioni che ci ha fatto così sono di una grande nota, di un grande rischio dell'uomo. Dopo sentiremo magari 17 anni cosa pensano, anche se sono entusiasti, cioè. Però queste paure non possono essere giustificate da parte della Chiesa. Rispondo subito. Ma ogni bambino che nasce necessità è l'essere più a rischio. È vero, è l'essere più a rischio. Ma per questo attorno al bambino, pensate un po' la comunità cosa sta facendo. Padre e madre, cosa sta facendo la previdenza della natura. L'uomo è l'essere che più, mentre il pulcino dopo pochi giorni saranno tutto da sé, l'uomo invece ha cura oltre i 20 anni, che poi per all'infinito, vero o no? All'infinito. Infine, la comunità, proprio per questo, mette a disposizione padre, madre, poi fratelli, sorelle, e poi la scuola, gli insegnanti, e grazie a Dio adesso fin dalle scuole materne, insegnanti, adesso qui ci sono le scuole superiori, insegnanti, ed è una ricchezza infinita, eh? È una ricchezza infinita, eh? Perché l'insegnante è il completamento, eh? È una specie di congiura, la società che congiura, milita tutto a favore del ragazzo, è un patto, beh, questo è vero, un patto di puntita, perché il ragazzo attraverso mille voci si è aiutato a capire quel che sta facendo, si è invitato a diventare responsabile di sé. Non dimenticavo mai mia madre quando aveva 4 anni, mi diceva: ragazzo, salvati l'anima. E 8 anni mi diceva: Ersilio, preparati, il Signore avrà bisogno di te. Certo il rischio cresce, perché l'uomo diventa più ricco di possibilità. Per questo allora che l'educazione, allora la famiglia, la scuola e la Chiesa, i tre soggetti educativi, sono oggi più che ieri, più che mai, sono i responsabili della vita, devono emergere come
i punti salienti della società, proprio le istituzioni decisive più che il Parlamento, perché è di lì che si forma l'uomo, è lì che il ragazzo è avviato alla vita, diceva Cesare Pavese, l'uomo è l'unico essere che si porta dietro le sue rotaie. Paura. Che dipende, dipende, insomma, certo c'è uno, se uno è nato, o se uno è nato soltanto per star bene, pensa soltanto come godersela di più, mangiucchiare caramelle o cioccolati perché è bambino, divertirsi da grandicello e poi così far soldi da grandi, certo che costui sarà un disadattato, ma se riusciamo a dare ai nostri ragazzi fin dall'inizio la vita, il concetto della vita come missione, no? E come l'uomo si distingue dagli altri esseri proprio perché Dio conta su di lui. Se tu hai questo bambinetto qui, ti mettessi in mente che Dio conta su di loro. Loro potranno contare su Dio, ma Dio potrà contare su di lui. Proprio il pensiero che mi dicevo stamattina, io nella meditazione, ma guarda un po' che il Signore conta su di me, avrà mica sbagliato i conti, ma pure poi ci devo, io pensavo che venivo qui e dico Signore conta su di me per far arrivare, far smuovere qualche cosa nelle coscienze di questo, i quali poi andranno avanti e domani daranno, riceveranno, ci comunicheranno, è tutta un'ondata che non finisce mai. Ma la vita è bella per questo, la vita è bella per quel che si dà, mica appena perché si riceve, quindi rischio sì. Ma paura li hanno soltanto i conigli, insomma. Ma chi coniglio non vuole essere, chi vuole invece capire la dignità dell'essere cristiano, uomo e cristiano, ripeto, con il compito da svolgere nella vita, allora è lavoro, cioè l'ora più bella è questa qui. E i giovani queste cose le capiscono, i giovani, se niente li ha presi il desiderio grande di valere. E la vita l'ha preso come un mezzo, un'occasione per tirar fuori le energie che hanno dentro. Adesso vorrei piuttosto un'altra cosa. Vorrei che qualcuno facesse domande, così completiamo il discorso. A incentivare, allora, ad ogni domanda che verrà fuori, saranno dati 350 milioni di gettoni d'oro da ritirare tra quattro domande. Grazie al Vescovo, io l'ho sentito alcune volte anche a Trento, perché abbiamo anche a Trento, ringrazio il Movimento per la Vita che ha dato a tutti noi, a me, l'occasione di risentirlo. Io sono per l'appunto preside del liceo e vivo tra le varie attività, oltre a fare politica. Tra le varie, io sono dirigente provinciale di un partito, lei immagina quale, quello che dovrebbe essere cristiano. E, vivo in mezzo ai giovani, in mezzo a centinaia di giovani, in mezzo a migliaia, si intende. Ho seguito il pensamento, quello che ha detto, e sicuramente, vengo subito alla domanda, non spaventatevi, e sicuramente quanto ha detto circa la fiducia che gli adulti devono riporre sui giovani è assolutamente fondamentale. Vivendo tra loro io noto questo, non so se lei può concordare, una generazione questa, visto che è da una quindicina d'anni, faccio il preside, una generazione questa che è particolarmente più fragile di quelle che l'hanno immediatamente preceduta, se io penso per esempio ai nostri ragazzi, tra voi ci sono anche tanti genitori dei ragazzi che frequentano Tione, che provengono da tutti i paesi, se penso a quelli che sono usciti giusto 3, 4, 5 anni fa, magari più solidi, più decisi nei confronti di se stessi, magari meno sui valori. Allora io dicevo questo, la trovo più fragile sicuramente, e l'ha detto lei stesso, per tutto il congegno del benessere che li porta ad aspirare, a voler avere, a voler apparire, però li trovo molto più disponibili, molto più aperti. E un'altra cosa fondamentale, su questo io vorrei l'accento, l'ha detto anche lei quando ha detto non ascoltate gli adulti quando vogliono essere borghesi, in sostanza vogliono pensare ai valori materiali, quando glieli trasmettiamo bene o male. E guardano all'adulto senza perdonare, e vogliono l'adulto, cominciando dal docente, e dal genitore, dall'adulto in generale, la personalità forte, la coerenza e l'obiettività nella valutazione, nella considerazione. Se questo l'adulto sa dimostrare, possiamo riuscire a trascinarli, a coinvolgerli, a fare grandi cose.
E la mia domanda è proprio questa, sostanzialmente, se lei un po' concorda e se può darci, trasmetterci questo messaggio, che è l'unità sicuramente di tutti noi e che sicuramente ci accomuna la cristianità, e il vederli come ragazzi che devono crescere nella forza, il far superare la fragilità sostenendoli ma senza consentire troppo a loro. E l'ultima cosa, Monsignore, se penso a quello che ha detto, se noi ci perdiamo facendo politica nelle nottate, disquisendo di pochi piccolissime cose, scatenandoci tra di noi, scannandoci, l'unità dei cristiani, al di là dei partiti si intende, ma anche all'interno della politica è una forza anche quella. È difficile e occorre superare i nostri egoismi. In questo io ho sentito intensamente quello che ha detto e in questo riusciremo forse a partire da domani a trasmettere un po' il suo messaggio anche all'interno di una testimonianza politica. Grazie. Sì, io ho insegnato 16 anni, ho 16 anni nella scuola, nel ginnasio, dunque dai 14 ai 16 anni, e poi il liceo, italiano, latino e greco, e poi greco e filosofia in liceo. Ma l'unica cosa che ripiango del passato è l'insegnamento. E cosa posso dire allora? Effettivamente è vero, mi dicono gli insegnanti di Ravenna, tutti gli anni, in questi ultimi anni, guardi, ci arrivano dei ragazzi puliti, e questa è una gran cosa, nonostante quella trasmissione che è un capolavoro morale, di moralità, come ce l'avamo tanto amati. Oppure Scrupoli, che è la vergogna che non finisce mai. Proprio questo ai ragazzi dà senso di schifezza e li porta invece verso, per reazione, li porta, non tutti per sfortunatamente, ma li porta a cercare qualcosa di più. Se la comunità cristiana è in grado di offrire un ambiente e una comunità giovanile dove i ragazzi possono scoprire le proprie capacità e realizzarle a prepararsi al futuro dentro la comunità, allora subito ci si buttano. Fragili, ma nello stesso tempo puliti e quella cosa straordinaria. Se li interrogate quali sono i valori di cui credono di più, a differenza della Francia, la prima lavoro è quel credo nella famiglia. E questa è una novità assoluta, assoluta. Poi la realizzazione di sé, eccetera, eccetera. Allora, però i giovani sono sazi ormai delle solite parole, quelli di discorsi sociologici, eccetera, eccetera, che sanno di formula e sanno di gergo. Bisogna dare ad esempio ai giovani. Qui mi fermo in particolare, insisto particolarmente sul tema politico. Rimango scandalizzato dal vedere come molti uomini che operano in politica non hanno capito, non gli è bastato questo clima, questi eventi, questo disgregarsi, questo rovesciamento di tutto, non gli è bastato per capire che le piccole miserie di cui scrive vanno superate, che la storia delle correnti non ha più ragione d'essere, perché ormai è tutto uno schema diverso. Ormai non esiste né più destra, né destra né sinistra. Sul mondo europeo è scomparso né destra né sinistra. Questi sono i grandi valori attorno ai quali bisogna concentrarsi. Questo è il punto. E allora l'invito mio è perché i giovani entrino nella vita politica, quelli che si sentono attitudini, altri si impegnano nella vita sociale. Mi diceva l'altro giorno un giovane al termine di una conversazione, mi venne un giovane vicino e mi dica: senta, cosa dice lei? Cos'è meglio? Vedo che molti si impegnano nelle azioni sociali, nelle attività sociali, il volontariato, che è una cosa stupefacente, bellissima, splendida. Io ho un gruppo di ragazzi a Ravenna che sono, sì, perché distribuiscono, rubano tempo per dedicarlo a turno all'assistenza ai malati di AIDS.
Un altro gruppo è iscritto ormai nell'organico del reparto oncologico, così che quando arriva uno, il medico lo guarda, lo esamina, un malato, e vede secondo le attitudini, chiama il tale ragazzo, la tale ragazza, il tale uomo, la tale donna, lo chiamano perché gli assegnano come compagnia, come dire, supporto. Cioè una cosa stupefacente, cioè. Allora mi voglio sapere dunque che qual è il meglio adeguato, qui dipende dalle attitudini. Però una cosa è sicura, è più facile, è più, dire, vediamo un po', è più, è anche gratificante l'attività sociale dell'assistenza, del volontariato. Quella politica non dà gusto, non dà sapore, ti fa soffrire. Innanzi alla gente subito figuri da politicante. E tu stesso certamente hai l'impressione di spendere la vita, di buttarla via inutilmente. Eppure è la condizione, è l'attività che condiziona tutte le altre. Si sfasci l'attività politica, il paese non sappiamo dove va a finire. Per cui allora ci vogliono anche coloro che ci si buttano dentro e portano dentro la rettitudine, la pulizia, ma anche la capacità di distinguere le cose che importano e le cose che non importano. Le cose per quale le vale la pena avere idee diverse, ma quell'altra invece è quella quale bisogna servire ad ogni costo. Entrarci dentro liberi e non servi di nessuno capoccio. Il grande tema, il grande rovino sul piano politico sono i padroni delle tessere, sono i capocci, ai quali i ragazzi sono facili che si mettono subito come piccoli serpaggiorelli, i piccoli lacchè, perdendo la loro dignità, disamorandosi e rovinando la loro anima. Ma tutti gli altri poi devono essere pronti, che scongiuro, io non voglio essere un discorso politico, parlo da vescovo anche in questo momento, so di parlare da vescovo, perché mi sento responsabile, perché l'ho già spiegato, lo ripeto di nuovo, il destino dell'uomo sarà deciso lì. Allora la Chiesa cristiana deve formare la coscienza, formare la radice, però bisogna anche che la Chiesa cristiana non sia lei a voler comandare il Parlamento. Non siamo noi vescovi che dobbiamo comandare il Parlamento, ma noi dobbiamo preparare dei cristiani che agiscono in Parlamento. Di più non posso dire. Adesso c'è qualche altro. Tu quanti anni hai? Oh, ma questa sera io non ci vedo, ho ancora 17 anni quella lì. Spero di non aver offeso, Tu che dicevo? No. Dicevo, ecco, la domanda è più che opportuna, perché molti sono rimasti colpiti dal rilievo che hanno fatto i giornali, molti giornali. Il catechismo, il nuovo catechismo universale, parla della pena di morte, la legittimità della pena di morte. E molti ci hanno gonfiato questo discorso e hanno tentato fare motivo di scandalo. Allora, vediamo di dirci bene la verità. Anzitutto, dice che in situazioni estreme può essere considerata lecita la pena di morte, in situazioni estreme. Dunque allora, no? Direi ordinariamente, abitualmente. Ma quando si dice situazione estrema vuol dire un'altra cosa ancora. Vuol dire che in certe condizioni di civiltà, quando un popolo raggiunge un certo condizione di civiltà, la pena di morte non è mai ammesso. Ma in certe situazioni invece dove la civiltà è ancora uno stato o barbaro, o ritorna barbara, o vi sono proprio imbarbarimento dentro la condizione di un paese, allora la pena di morte
è sentita ed invocata dalla popolazione come unico rimedio. E qui, allora, partiamo da, fatto questa premessa, parliamo più della verità. Noi sappiamo tutti quanti che l'individuo, l'uomo non può essere mai padrone della vita dell'altro uomo, però esiste vero anche un'altra cosa, che se tu mi vuoi uccidere, se entra, un individuo in casa e vuole uccidere i bambini, il padre e la madre, il padre ha il dovere o non il dovere di proteggere i figli uccidendo, se quello, cioè non c'è altro rimedio che uccidere. Un padre che dicesse, cioè se tu domani tu lo vuoi uccidere te, tu sei libero, dice mi lascio ammazzare piuttosto che ammazzare, ma se vogliono uccidere i tuoi figli, stanno per uccidere i tuoi figli, tu hai il dovere o no di salvare la vita dei tuoi figli? Evidente, no? Evidente. È l'unico condizione per salvare i tuoi figli. E sei il protettore, hanno diritto da te di essere salvati. È il stesso motivo che poi può legittimare in casi estremi il ricorso all'uso della forza. Lo Stato può usare le armi. Tempo, tanti anni, circa 30 anni fa, c'era un partito che diceva che bisognava disarmare la polizia. Cosa ne sarebbe stato dell'Italia all'epoca del terrorismo se la polizia e il carabinieri non fossero stati armati? È così evidente. Lo Stato contro il prepotente che usa le armi non ha altro mezzo allora che l'uso delle armi. Evidente allora, ecco intendente il tema della legittima difesa. Ma dirai, ma la pena di morte è un'altra cosa. Sì, è un'altra cosa la pena di morte. Lo è quando un popolo ha raggiunto una certa maturità civile, perché allora cosa accade? Accade che l'assassino o il ladro che assassina, una volta che è assassinato, allora basta la prigione, basta la condanna, il tribunale e via via. Ma questo è un paese civile che ha anche le sue strutture, ha i suoi organismi che funzionano. Ma portatevi in certe zone del mondo dove per un collasso che avviene in certi momenti tragici, dove nessuno più comanda, dove le rapine sono abituali, dove distruggono tutti, dove il più prepotente fa man bassa degli altri, in quel momento la domanda è: può lo Stato a questo punto qui, lo Stato dire, visto che in questo momento non c'è altro modo di fare, vuol dire allora una pena per certi casi, per dire pena di morte, la pena di morte quando la popolazione, quando non si pensa che non bastano le prigioni, non bastano i tribunali perché non ci sono, perché non funzionano, questi sono i casi estremi. Allora dovremmo dire che nelle condizioni dell'Europa ad esempio la pena di morte è stata eliminata, perché si è riconosciuto che qui, anche se un assassinato lo si mette in prigione, c'è modo di afferrarlo, di metterlo in prigione, e spesso in prigione si può pentire e poi farsi la vita, eccetera, eccetera. Ma queste sono le nostre condizioni. Ma ci sono delle zone del mondo dove questo non accade. Pensate la Somalia. La Somalia. Pensate adesso la Bosnia. Se avessero messo una pena di morte per gli stupratori, forse avrebbero fermato, forse. Quando si immagina a lager dove le donne vengono stuprate sistematicamente. Io ho letto su un giornale tedesco che avevano poi il medico, il quale, quando constatava che la donna era incinta, che faceva? Praticava l'aborto, poi rimetterla di nuovo sotto stupro. Delle cose di un'abominevolezza infinita. Allora,
quando il catechismo universale fa il catechismo universale, perché ci troviamo di fronte a questo tema, non deve pensare soltanto ai paesi dove la civiltà è sviluppata, dove è un non senso, è ingiustificata da per le mani, ma deve pensare alle situazioni, a tutte le situazioni che valgono per tutti i tempi e per tutte le situazioni. Quello vuol dire la legittimità della pena di morte nei casi estremi. Non so se mi sono spiegato. Io le sono molto grato dell'invito a collocarti, perché mi trovo in causa anch'io, al di là di quella cultura che adesso domina anche le nostre comunità e che pare che tutto il male sia proprio nello scandalo che è venuto fuori dal dall'Etatamento. Cioè, l'invito che ti ha fatto a guardare oltre, perché i problemi stanno al di là. Tanto più che ho l'impressione che la comunità che si scandalizza tanto di queste tangenti e di questo male morale, di queste ruberie, lo faccio un po' anche per chi non è in grado di fare gli esami di coscienza e pensare al contributo piccolo, modesto, buone volte grande che ha dato per formarsi in questo, scaricando sui vari papaveri quello che è il frutto un po' di uno sbaglio politico. Ma soprattutto le sono grato per la speranza che ha dato questa nuova lettura di un'Europa che, se dovrà cercare un punto di riferimento, sarà quello cristiano. Con tante brutte notizie, questo esame che ha fatto, questo excursus storico per dire che siamo arrivati finalmente a questo, ecco, io ne sono personalmente molto grato. Adesso, a questo proposito, vediamo un po' se mi trovo, diciamo una cosa, se c'è. Se c'è. Io mi sono fatto un ritardo, ce l'ho. Ogni tanto qualche volta mi indovino. Mi sono fatto un ritaglio nel giornale tedesco, il Frankfurter, perché mai ne sai tu. Me lo sono incollato qui. Sentite cosa dice. È del 4 marzo del 93. È una lettera di uno dei lettori che scrive. E commenta un articolo di Joschka Fischer, il quale dice: io sono Ich bin ein katholischer Atheist. Io sono un cattolico ateista, un ateista cattolico, un ateo cattolico. Questa espressione, dice, mi ricorda quell'altra di Charles Bourras, francese, che era il fondatore, uno dei confondatori dell'Action Française, siamo alla fine dell'ultima guerra, della prima guerra mondiale, il quale dice: je suis ateiste, ma naturalmente je suis catholique. Io sono ateo, naturalmente sono cattolico. Dice qui: beide Aussagen, ambedue le espressioni, non contengono contraddizioni, non c'è nessuna contraddizione in questa espressione. Perché? Noi, nei giorni della nostra fanciullezza, cattolici geprägt wurde, perché siamo stati geprägt, cioè pregnati dal cattolicesimo. Per cui allora e tali si rimane per tutta la vita. In fondo non c'è nessun ateo. Cosa vuol dire? Vuol dire che quello che diceva Benedetto Croce, quel famoso opuscolo intitolato Perché non possiamo non dirci cristiani. E cominciava così quell'opuscolo. Croce era ateo. E diceva, comincia così quell'opuscolo: la più grande rivoluzione, la straordinaria rivoluzione che si è compiuta dall'inizio della storia del mondo è quella compiuta, che si è compiuta da quando Gesù Cristo ha portato nel mondo la notizia che tutti gli uomini sono figli di Dio. Da quel momento, allora, col titolo di figlio di Dio è nato anche il concetto della fraternità, della uguaglianza, della solidarietà e della fraternità. La dottrina figlio di Dio è dottrina rivelata di fede, e uno altro può dire: io questo non ci credo. Però sta di fatto che nella coscienza derivata della
questo convincimento che allora ogni uomo è un essere intangibile e intangibile. E questo è proprio anche l'ateo, anche lo pone, l'uomo della civiltà occidentale lo pongono come grande dogma, la verità è discutibile, su quale si fonda tutto il resto, intangibile, sulle mani dell'uomo, intangibile, il malato, il sano, no, peggio, il malato ha più diritti che il sano. E questa civiltà è infinita, insomma, è la civiltà che si esprime, ecco, si esprime nella, ecco, vi citerò un esempio. Un giorno viene a me la vescova Macerata, mi viene a trovare un vecchietto, no, che vecchietto, aveva 65 anni, io ne ho 79, potete immaginare, e sono giovane. Mi viene a dire, monsignore, io ho due figli, una figlia di 27 anni, sposata con due bambini, e un figlio di 20 anni cieco. Che vuole? Io penso che se muoio e lascio mio figlio così, con niente, anche per sua sorella sarà meno interessante. Se invece gli lascio 2 ettari e mezzo di terra, penso che anche sua sorella avrà un po' più di riguardo per suo fratello. Per realismo. Dico, allora, sento, mi fa un favore, dica. Vuol dire il parroco se diventa 2 ettari e mezzo di terra che intesta mio figlio è cielo? Sicuro, gli ho detto. Ho pensato a mio padre in quel momento. E ho detto, ho voluto fare un favore a mio padre in quel momento, che avevo perso da tempo. Dico, la settimana prossima, facciamone commenti. E poi ciao, lo facciamo subito. E l'ho abbracciato, l'ho portato alla porta. Ho aperto la porta, lui mi stringe la mano e mi dice, la ringrazio tanto sua granditudine. Ecco la civiltà cristiana. L'uomo non vale per quel che rende. Per il padre e per la madre, l'uomo non vale per quel che rende. Il figlio meno intelligente per la madre conta di più, vero o no? E anche quello che è meno buono, che è poi tossicodipendente, cosa non ci fanno, che pensieri ci fanno questi poveri genitori? C'è una famiglia di comachi, 5 figli, 5 tossicodipendenti, 2 morti di AIDS, il terzo va morendo adesso, il quarto in prigione per spaccio di droga, il quinto esce adesso dalla terapia. E quest'uomo quando arriva in ospedale, adesso che c'è il figlio, il terzo figlio che va a morire, quest'uomo stende il più bel sorriso del mondo, è felice di andare a vedere suo figlio. E i medici e gli infermieri dicono, ma chi è quest'uomo? Ma chi è quest'uomo? Invece che vergognarsi, no. Questa è la civiltà. Io ho assistito a un convegno a Brescia di medici psichiatri. C'era anche dei medici di tutto il mondo e praticamente c'era una dottoressa americana. Io mi sono commosso perché ho visto cosa sta facendo la scienza psichiatrica per queste creature. Stanno pensando delle cose immense per queste creature. Ricordo questa dottoressa tra le altre diceva che non si può adattare il malato psichico all'ambiente, ma l'ambiente al malato psichico. Sì che bisognerebbe mandarlo, ognuno nel tal posto, secondo che l'ambiente sia più compagente, non come lo aiuti o non lo aiuti. Cioè dunque il meglio. Ecco perché allora bisogna rendersi conto che l'essere cristiani in questo momento è un tesoro e che non è bene per il singolo. Mia madre voleva farmi capire da piccolo che era una gran gioia essere cristiano. E ci faceva pregare con la preghiera, mio Dio vi ringrazio di avermi creato e fatto cristiano. Ma non è bene la fortuna per me, mi rendo conto che la fortuna. Io ho visto, sono stato 2 anni, lo scorso anno sono stato in mezzo agli Indios, c'ero già stato 3 anni prima, quelli della foresta e quegli altri che sono già cristiani, quelli della foresta che vivono ancora come 10 milioni di anni fa e quelli cristiani che, essendo arrivati a missionari 85 anni fa, ormai sono tutti scolarizzati, sono tutti cristiani. Ma dopo la messa avete visto questi ragazzi e queste ragazze non finiscono mai di cantare la gioia di essere cristiani perché loro hanno ancora vicino il ricordo di cos'erano
quando erano pagani, quando, prima del cristianesimo, quando arrivando alla notte erano gli spiriti che prendevano possesso del mondo, il mio vivo è uno di spavento. Allora, ecco il discorso, bisogna essere convinti, non bisogna aspettare che la madre ce la portino via per poter dire, oh, nostra madre, non bisogna aspettare, non possiamo permettere che ci portino via questa civiltà. Ecco per l'azione politica diventa preziosa, ma non appena l'azione politica, ma tutto, perché non la comunità, bisogna che ci sia chi forma il bambino, chi gli insegna, chi gli forma i sentimenti, chi, eccetera, il medico, l'avvocato, e poi ci sia anche colui il quale cura l'interesse generale e tenta di creare un ambiente in cui ad ogni individuo arrivi il meglio dei beni di una comunità. Ecco, questo è il motivo per quale allora vorrei pregarvi, ora, non fate, non siate, scusate, siate storti, non siate prendere la stortezza di tanti che proprio perché sentono arrivare alla fine sono disposti a credere come Sansone, per Sansone con tutti i filistei, perché in questo momento si vedono dei fenomeni immensi, i fenomeni incredibili. Io penso che il presidente della Democrazia Cristiana di Milano, provinciale di Milano, non so come si chiama, Boschino, non ricordo più, che ha preso targetto tutto spiano, uscito di prigione, ha già fatto un libro e si presenta a tutte le TV, tutto il vantanzoso. Ma dico, ma questa è un'incoscienza, infinita, questa è sputalatenza, trarre profitto da una miseria infinita per poi piacere alla pace, come se trattasse del gioco, io sono esperto in queste cose. Ma questo significa la stortezza, questa proprio è la voglia di morire, la voglia di sfinire tutto, no? La voglia di sfinire tutto, questo, che era Sansone con i filistei, non può essere questo. Ma nelle città, nei paesi, nelle zone come queste, bisogna che ci sia il senso della responsabilità. Io ho visto la zona di, sono stato a Varese alcuni mesi fa, nessuna zona ha visto depresso come Varese, perché a parte certi motivi particolari che non dico qui nei rapporti con i giudici, anche ho visto i scomporti, si presentavano, stavano per presentarsi alle nuove elezioni, si erano divisi in tre o in quattro, Texit, una vice sindaco, si è fatto un gruppo, l'altro un gruppo, l'altro un gruppo, un gruppo. Ma ci rendiamo conto che quella uno nominale, quella uno nominale, che avrà la maggioranza, l'abbiamo già detto, avrà in mano il Parlamento, e chi avrà in mano il Parlamento sarà in grado di fare tutte le leggi che vorrà. Allora il senso di responsabilità, secondo me, è assolutamente necessario in questo momento, proprio perché i cristiani devono sapere che questo è il momento da cui dipende tutto il futuro. Come vorrei dare.
sarà perché io devo mia madre e aggiungo le mie maestre e aggiungo a una presidente della zona di Sede Cattolica di Piacenza che a un certo momento, avendo visto che non potevo andare avanti, i miei non erano in grado di provvedere, allora intervenne e si prese a carico le spese di lì. E frequentando la sua casa ho respirato un tale clima di santità e di fede per cui mi porto dentro personalmente, mi porto queste creature. Io spesso penso che se mia madre mi ha portato in per 9 mesi, io me la porto dietro dentro di me nell'anima per sempre, perché è nei suoi occhi che ho imparato la grandezza di Dio. Ho visto poi la bellezza della vita vissuta sotto lo sguardo di Dio. Ma poi un secondo motivo, sono stato parroco 16 anni io. Prima di essere parroco per 16 anni ho insegnato. Ho avuto come assistente, vice assistente, prima assistente, poi dei laureati cattolici e nel contempo delle cucine, delle domestiche. Ho avuto modo di vedere a vari livelli, vari strati, vari settori, che cosa compie la donna nella vita sociale. Insomma, volere o no, la donna che dà l'impostazione, la donna che umanizza, la donna è la umanizzante. Infine, mi rendo sempre più conto di come è la donna che in genere parla. Tutte le cose che accadono nel mondo rifluiscono sulla famiglia, ma in sempre nella famiglia vuol dire poi a rifluire, l'ultima a ricevere il tutto è sempre la mamma, la donna, è sempre la donna. La donna compensa, la donna ripara, la donna sostiene, la donna ha più pazienza, resiste, la donna è capace di eroismi a cui l'uomo non arriva. E per quanto riguarda i valori umani, ripeto, i valori umani, e questi valori cristiani, ad esempio, che la donna sia più capace di finezza che l'uomo, dell'uomo non c'è dubbio, è più sensibile a misurare i valori invisibili che quelli visibili, che quelli tangibili. La donna per un sentimento è capace di fare follie, è capace di resistere anche di morire, per un sentimento. E allora, se questo è, infine, guardando il futuro, guardando come è una persuasione che ci è venuta dai vescovi durante al termine del sinodo, ci siamo convinti che il futuro del mondo, i grandi valori, questi grandi valori a cui ho accennato in questa conversazione, si giocheranno tutto nel settore riservato ai laici. Perché la salvezza demandirà sempre di più, la mondializzazione ad esempio comporterà ad esempio una responsabilità nel mondo della finanza, nel mondo dell'economia, nel mondo della politica. Non si farà mondializzazione senza uomini e creature che è in grado di tenere forte questi, di sviluppare questi settori. La ricerca scientifica, il mondo sanitario, la scuola, lo sviluppo della personalità umana e poi l'incontro fra i popoli. Ebbene, non c'è dubbio che in questi grandi settori, se poiché sono destinati ai laici, allora bisogna dire che l'umanizzazione del mondo è condizionata, è del mondo laico, ma in particolare garante, custode e trasmettitrice di questi valori dell'umanità dell'uomo, di questo mondo cristiano, ovviamente la donna, quella che è più sensibile, quella che è più umana, insomma. Ecco perché allora è stato dopo questo discorso. D'altra parte, se si legge la cosa, la Mulieris Dignitatis del Papa, questo è il discorso, insomma. Non per niente chiudo, la cosa mi ha impressionato tanto, il brano di Sant'Agostino, dove commentando la risurrezione del Signore, i brani evangelici, praticamente la narrazione di Giovanni, là dove dice che il Signore si presenta a Maria di